Marsala ha celebrato questa mattina il funerale di Gianni Genna. Calatafimi arrestato dai carabinieri 54enne per violenza sessuale. Palermo, Lanci Sicilia alza il livello della protesta sulla crisi delle ex province. Mazara al Ferrara ha presentato il progetto Il pesce colore del mare. Catania, la regione, ha presentato il programma 2019 dei treni storici del gusto. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, lo avete sentito nei titoli, si sono svolti questa mattina a Marsala i funerali di Gianni Genna, il 27enne trovato morto nelle campagne libetane. Ieri è stata effettuata l'autopsia, il giovane è morto a causa di un malore. Gianni Genna era scomparso sabato sera dopo essere stato in un locale, il suo corpo è stato trovato martedì scorso. Adesso bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici. Intanto questa mattina i funerali nella chiesa del Santo Padre delle Perriere. A Calatafimi i carabinieri hanno arrestato un 54enne con l'accusa di violenza sessuale. Il servizio. I carabinieri della stazione di Calatafimi Segesta, al termine di una complessa attività di indagine condotta unitamente ai militari della sezione di polizia giudiziaria della Procura di Trapani, hanno arrestato un 54enne. L'arresto è avvenuto a seguito di un'ordinanza della custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale Trapanese. Si riferisce a gravi maltrattamenti e violenze che sarebbero stati commessi nei confronti dei familiari, nonché di violenze sessuali in danno delle due figlie, che avrebbero avuto inizio quando queste erano ancora minorenni. Una delle due ragazze nel dicembre scorso ha sporto denuncia ai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della procura trapanese. Gli accertamenti avrebbero delineato un complesso quadro di responsabilità dell'uomo, i pesanti maltrattamenti a cui avrebbe sottoposto i familiari e gli episodi di violenza sessuale hanno portato l'autorità giudiziaria ad emettere il provvedimento restrittivo della libertà personale eseguito ieri dai carabinieri. Dopo l'arresto l'uomo è stato condotto presso la caserma dei carabinieri di Alcamo per le formalità di rito e successivamente accompagnato presso il carcere di Trapani. Cerimonia lunedì prossimo a Trapani per l'intitolazione della sala di rappresentanza di Palazzo Dalì all'ex prefetto Fulvio Sodano. La cerimonia si terrà alle 9.30, sarà anche conferita la cittadinanza onoraria alla memoria durante il Consiglio straordinario convocato per le 11.30. La seduta del Consiglio Comunale di Marsala, che si è tenuta ieri pomeriggio presieduta da Enzo Suriano, è stata caratterizzata da un lungo ed articolato dibattito sulla delibera riguardante il piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale, atto questo propedeutico al bilancio. Sull'argomento sono intervenuti diversi consiglieri. Lunedì in aula è atteso il direttore di ragioneria per chiarire i dubbi riguardanti l'eventuale bocciatura dell'atto in esame, soprattutto in relazione con il piano triennale delle opere pubbliche. Sempre ieri pomeriggio, preliminarmente al prelievo e alla discussione della delibera, i consiglieri comunali hanno avuto modo di formulare le loro comunicazioni. Si tornerà in aula lunedì alle 16.30. Il Consiglio Comunale di Alcamo è convocato presso l'Aula Consigliere Falcone Borsellino in seduta ordinaria lunedì alle 18.30. All'ordine del giorno tra gli altri punti figurano l'esame del regolamento per l'erogazione di incentivi per il personale addetto all'ufficio tributi e il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio. Al via la metanizzazione della cala marina a Castellammare del Golfo, lo ha reso noto il sindaco Nicola Rizzo. I lavori di metanizzazione della cala marina partono lunedì prossimo. Ed ora ci fermiamo per il primo momento pubblicitario. Il pesce colore del mare, questo è il titolo del progetto presentato questa mattina alla sezione IPSIA dell'Istituto Francesco Ferrara di Mazara del Vallo. Sentiamo. Il titolo del progetto è Il pesce colore del mare. Il progetto è rivolto non soltanto ai nostri alunni delle classi terza e quarta, ma al territorio di Mazara del Vallo e in una fase successiva anche agli alunni delle scuole medie di tutta la città di Mazara del Vallo. Nella prima fase ci occuperemo
di organizzare naturalmente dei convegni con esperti di alimentaristi, esperti del settore della produttività e della pesca, esperti gastronomici. In una seconda fase coinvolgeremo tutto il territorio della città di Mazara del Vallo con cookie show e degustazioni guidate e successivamente in collaborazione con l'associazione I Cuochi Trapanesi faremo la giornata del couscous. Invece nella terza fase coinvolgeremo gli alunni delle scuole medie invitandoli nella nostra scuola per la degustazione di piatti. Presentiamo oggi il progetto Il Pesce Colore del Mare, 14 MCO 17, il codice identificativo. E questo è un progetto che è stato bandito dall'Assessorato regionale delle politiche agricole e della pesca, pensato e dedicato agli istituti alberghieri per una promozione del pescato del pesce azzurro, donde il titolo del nostro progetto, e la valorizzazione proprio del pesce povero, del pesce non considerato all'altezza delle nostre tavole. È proprio questo, diciamo, l'obiettivo che gli istituti alberghieri, in particolare l'Istituto Ferrara di Mazara, vuole affrontare proprio per contrastare diciamo, le abitudini alimentari non sempre diciamo, all'insegna della sostenibilità alimentare. Che intendo dire? Che spesso il pesce di pescato sotto costa, il pesce di acquacoltura, il famoso pesce azzurro non viene sapientemente apprezzato, ma perché non è conosciuto. Quindi l'Istituto con questo progetto avrà modo di sensibilizzare prima i suoi allievi e poi il territorio circostante con una serie di iniziative per promuovere la cultura alimentare del consumo del pesce azzurro. Si completa dopo 19 anni il sistema dei parchi archeologici in Sicilia previsto dalla legge regionale 20 del 2000. Il presidente della regione Musumeci ha firmato i decreti per l'istituzione delle ultime 8 strutture. Previsto inoltre l'accorpamento di Serinunte, Cave di Cusa e Pantelleria. Il progetto dei parchi, fra gli obiettivi prioritari del governo regionale, era stato ideato e curato fin nei minimi dettagli dal compianto assessore Sebastiano Tusa, che aveva peraltro proposto degli accorpamenti minimi per impedire che alcuni siti archeologici finissero nell'abbandono a causa di esigue entrate dovute a un minore afflusso di visitatori. Si è insediato ieri mattina a Palazzo Cavarretta a Trapani il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. I 24 piccoli cittadini eletti, accompagnati dai genitori, sono stati accolti dal sindaco Giacomo Tranchida, dal presidente del Consiglio Giuseppe Guaiane e dall'assessore alla pubblica istruzione Vincenzo Abruscato. Dopo le formalità di rito, alcuni ragazzi hanno chiesto la parola, lanciandosi immediatamente nella segnalazione di problemi e nell'indicare proposte all'amministrazione. Continuano le attività del WWF Sicilia Area Mediterranea, sede di Mazara. Martedì prossimo nella tenuta Gorghi Tondi avrà luogo il convegno Il cambiamento climatico mette a rischio il pianeta come lo conosciamo. Una natura vulnerabile rende tutti noi più vulnerabili. Discuteranno dell'argomento dei cambiamenti climatici i professionisti e studiosi del settore. Il convegno è previsto alle 9.30. Tornerà esposta al culto domenica prossima presso la cattedrale di Mazara la statua di Maria Santissima Addolorata, uno degli esempi dell'arte trapanese di scultura realizzata con la tecnica della tela e colla. Così come i misteri di Trapani, anche questa scultura è stata compiuta con un'anima interna in legno e sughero, rivestita poi con tela imbevuta di colla gessata e dipinta. Le parti anatomiche, quali il viso, le mani e i piedi, invece sono intagliate in legno di cipresso. L'opera è stata restaurata nel laboratorio Teli di Partan dopo l'autorizzazione ricevuta dalla soprintendenza dei beni culturali di Trapani, fa sapere la diocesi di Mazara. La presentazione del restauro avverrà domenica alle 19.45 in cattedrale.
Treni storici del gusto, presentato il programma per il 2019. La presentazione si è tenuta ieri a Catania nella sede della presidenza della regione siciliana dal governatore Musumeci, dall'assessore al turismo Pappalardo e da Luigi Cantames, direttore generale della Fondazione Ferrovie, che anche quest'anno ha messo a disposizione un ricco e prezioso parco di locomotive, automotrici e carrozze da altri tempi. Si comincia il 27 aprile, per alcuni collegamenti saranno utilizzati pullman che viaggeranno comunque lungo percorsi paralleli ai tracciati delle ferrovie dismesse. Tra le novità di questa seconda edizione, le vie d'acqua verso Mozia, Favignana, Lipari e Salina, con itinerari di viaggio che hanno l'obiettivo di rimarcare la ricca complessità culturale della Sicilia, intesa come isola tra le isole. Ma sentiamo in proposito alcune dichiarazioni. Sì, la Sicilia vive un momento magico in termini turistici, ma non possiamo cullarci sugli allori. Abbiamo il dovere di lavorare, di fare molto di più sul piano della programmazione, sul piano della qualità dei servizi, quindi collaborazione anche con gli enti locali e con i privati. Una grande mano d'aiuto arriva dal treno storico che raggiunge località impensabili, si ferma, fa degustare ai turisti i prodotti tipici locali, entra nelle aree archeologiche, raggiunge le aree di interesse marino lungo le coste. Devo dire che lo scorso anno questo treno del gusto che abbiamo inventato e avviato ha trasportato oltre 10.000 turisti. Quest'anno cominciamo prima, non a luglio ma ad aprile, e chiuderemo sempre a dicembre. Dal 10 al 12 maggio il treno sarà a vapore, sarà una locomotiva del 1910 messa a disposizione dalla Fondazione Ferrovie dello Stato. L'assessorato al turismo ha realizzato la programmazione, poi c'è Slow Food che deve curare la parte che serve ad apprezzare il dolce o il piatto tipico locale. Siamo davvero convinti che puntando su questo tipo di programmazione, quindi l'appassionato di ciclismo, l'appassionato di equitazione, l'appassionato del treno, l'appassionato del paesaggio, noi riusciamo ad offrire una programmazione per tutti i gusti, così che cresce la Sicilia. Domani lo showroom Volkswagen SP Auto di Trapani a partire dalle 22 si trasformerà in una vera e propria sala da concerto disco. Il DJ set del duo Sorrisi e Bollicine farà da apripista. Neige è una delle voci italiane più apprezzate nel panorama della dance internazionale. Durante il concerto ci sarà anche la live performance di body painting a cura dell'artista Giovanna Colomba del laboratorio d'arte Leonardo da Vinci, mentre tutti gli amanti della birra artigianale potranno degustare le birre artigianali di Mastro Birraio 25 e Birrificio Principe di Guarrato. L'evento è gratuito con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.spauto.it/nesha. L'Istituto Autonomo Case Popolari di Trapani si è dotato di un nuovo contratto decentrato integrativo valido per il triennio 2019-2021, secondo quanto previsto dal contratto di categoria approvato all'ARAN lo scorso 21 maggio. Il nuovo contratto decentrato integrativo è stato adottato dal commissario straordinario Ettore Foti con propria delibera dello scorso 11 aprile, dopo che in sede di delegazione trattante, la parte pubblica, la RSU e le organizzazioni sindacali territoriali di categoria avevano provveduto alla relativa sottoscrizione. L'ANCI Sicilia interviene ancora una volta sulla crisi delle ex province, i particolari nel servizio. Si alza il livello della protesta dell'ANCI Sicilia a proposito delle difficoltà finanziarie che da anni ormai registrano le ex province dell'isola. Il punto della situazione è stato fatto ieri pomeriggio nel corso di un incontro svoltosi a Palermo e una delle novità emerse è che l'Associazione Nazionale dei Comuni, presieduta da Leo Luca Orlando, nel caso non dovessero arrivare riscontri positivi rispetto alle richieste avanzate, potrebbe invitare gli amministratori a non votare in occasione delle elezioni di secondo livello già fissate per il
30 giugno dal governo regionale. Abbiamo chiesto e ottenuto il coinvolgimento dell'ANCI nazionali sulla questione dell'ex provincia, facendola diventare di rilievo nazionale, evidenziato a Orlando. Per la parte giuridica, ha aggiunto il sindaco di Palermo, chiediamo al governo nazionale che venga eliminata la triennalità del bilancio in caso di mancata approvazione per il 2018 e qualora fosse necessario anche per il 2017 la possibilità di utilizzare gli avanzi di amministrazione e altresì l'opportunità di fare impegni di spesa per investimenti anche senza bilancio approvato purché si tratti di investimenti finalizzati. In considerazione del fatto che abbiamo notizie che nei prossimi giorni dovrebbe arrivare un accordo tra Stato e Regione per favorire la risoluzione della questione giuridica e finanziaria, conclude il sindaco Orlando, evidenziamo che per una risoluzione della condizione di emergenza finanziaria degli enti sono necessari almeno 300 milioni di euro e chiediamo che la parte normativa, vista la grave situazione istituzionale ed economica in cui versano gli enti intermedi, venga approvata con procedura d'urgenza entro il prossimo 30 aprile. In caso contrario, dunque, l'ANCI Sicilia inviterà gli amministratori siciliani a non partecipare alla prossima competizione elettorale, disertando di fatto le imminenti elezioni di secondo livello fissate appunto per il 30 giugno. Domenica delle Palme, sono in programma due appuntamenti a Mazara patrocinati dal Comune che apriranno i riti della Settimana Santa. Alle 10 da Piazza Mocarta, a cura del professore Sgrossi, svolgerà la rappresentazione dell'ingresso di Gesù a Gerusalemme. Altro appuntamento della Domenica delle Palme, la tradizionale Via Crucis con gruppi statuari viventi promossa dall'Associazione Vita e Salute Onlus. La Via Crucis prenderà il via alle 17.30 dalla chiesa di San Vito. Mare. Ed ora una nota di calcio femminile. A campionato concluso, le ragazze del presidente Giuseppe Chirco continuano la loro attività partecipando a tornei prestigiosi. Alcune giocatrici sono partite alla volta del Lazio con la rappresentativa siciliana Under 23 guidata dal tecnico Antonella Licciardi per partecipare al torneo delle regioni, manifestazione organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti che quest'anno si svolgerà nella zona di Fiuggi dal 13 al 19 aprile. Ed ora ci fermiamo per l'ultimo momento pubblicitario. Siamo in chiusura. Per la programmazione sulla nostra emittente vi ricordo che questa sera con inizio alle 21.35 trasmetteremo uno spazio elettorale del Movimento 5 Stelle con i candidati al Consiglio Comunale Vito Tumbiolo e Emir Boubacar, il candidato sindaco Nicola Lagrut, che poi domani sera terrà un comizio in Piazza Mocarta alle 18.30, al quale tra gli altri sarà presente il senatore Gianluigi Paragone. E con questa nota siamo arrivati al termine del TG Vallo. Grazie per averci seguito. Arrivederci.